amici e benvenuti al Salottino Blues. E questa sera abbiamo l'onore di avere qui al Salottino una persona fantastica di altissimo livello, giornalista, scrittore, musicista e autore radio televisivo, Ezio Guatamacchi. Ciao caro. Ciao. È bellissimo averti qua al Salottino. Sono in compagnia dei miei cagnolini che spero non disturbino più di tanto, ma siccome il mio studio è affacciato, come se fosse un negozio, affacciato sul ridente Milano 2, e in questo orario escono i ragazzi dalle scuole, per cui sentirai qualche... perché i cagnolini sono due batuffoli, però in realtà credono di essere due Doberman, per cui vogliono fare, sai, i cani da difesa del territorio e mio. Vabbè, comunque, insomma, ogni tanto ci sarà qualche abbaio, ma va bene lo stesso. Se cantavano li mandavamo a Sanremo, abbaiano i cani, giusto che sia così. Quindi Milano 2, beh, tu milanese doc 100%. Sì. Sì, sono nato e cresciuto a Milano e devo dire che non mi sono mai trasferito da Milano, nonostante il mio cuore artistico pulsasse in direzioni diverse, vorrei dire come minimo oltre Manica, ma anche più ragionevolmente, più affettuosamente oltre Oceano. Caspita. La vita mi ha portato a rimanere qua e ormai è troppo tardi per andare via, per cui ci stiamo, rimaniamo e continuiamo a lottare sulle strade del rock. Bravo. Però sai, non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Però vabbè, Milano, milanista, so che sei milanista, e anche appassionato di tennis. Moltissimo. Sono due cose diverse. Il calcio, vabbè, da ragazzo l'ho praticato come tutti, no? Così per ridere, e il tifo però rimane un po' una malattia. E il tennis invece è abbastanza un'ossessione. Sono un giocatore da club, anche abbastanza scarso, poi con l'età e con due legamenti crociati in meno che ho sacrificato wow. I campi di Terra Rossa, però continuo a insistere e devo dire che ormai, siccome la parola chiave, una delle parole chiavi del nuovo millennio è accontentiamoci, io mi accontento ad esempio domani mattina di andare al tennis alle 9, farmi la mia oretta col maestro, per cui ho la certezza che c'è qualcuno che gioca bene insieme a me e mi tiene in forma, e quindi 2-3 volte alla settimana vado a giocare, ecco. Ottimo. Beh, il tennis poi ultimamente a noi italiani ci sta regalando soddisfazioni enormi, no? Sì, certamente è una generazione fortunata, a parte appunto un campione che non abbiamo mai avuto nella storia del tennis, parlando di risultati sportivi. E poi insieme a lui ce ne sono almeno altri 4-5 che stanno nei primi 50, quindi sono risultati incredibili se ci pensi. Ah, certo che sì. Sinner ci sta dando soddisfazioni pazzesche, quindi soprattutto quest'anno ha avuto un improvement incredibile nell'ultimo anno, anche se già l'anno scorso, insomma, quando lui ha cambiato il coach e un po' tutto il suo staff, sono arrivati anche i risultati. Però lui è un po' una versione moderna, di ancora più moderna di Djokovic come tipo di giocatore. Viene dalla stessa scuola, che era quella di Riccardo Piatti, e ha quel tipo di tennis lì. Sono l'atto più bello di entrambi, che domenica si sono sfidati e che sono entrambi super tifosi del Milan, per cui è vero. Noi delle chat milaniste ci vedevamo equamente, dicevamo chiunque vince il Milan. Fantastico. Sì, perché poi nel tennis io ho un'altra concezione, nel senso che per me nel tennis non ci può essere il tifo. Infatti mi fa un po' innervosire questo tifo improvvisato, no? Per Sinner, così come, non so, avevamo scoperto tanti sciatori quando c'era Tomba, o adesso le ragazze, no? Che sono fortissime, oppure tanti esperti di barcavela quando c'era America's Cup. Adesso io non ho mai conosciuto tanti presunti esperti di tennis che invece non distinguono tra
Io sono uno di quelli che non distingue una racchetta da una mazza da golf, esatto. Però mi piace guardarlo perché, caspita, è uno sport che ci vuole veramente grande, grande passione per farlo, cioè, è faticoso. Sì, allora, devo dirti che visto dal vivo è veramente impressionante per la velocità soprattutto di movimento dei tennisti, perché non è tanto la velocità della palla, la fanno quando ci sono le cosiddette accelerazioni, oppure ovviamente i servizi sono, sai, il tennis è cambiato moltissimo rispetto ad altri sport, proprio gli attrezzi sono cambiati, ma perfino le scarpe, cioè non ti parlo di racchette, di palline, ma perfino le scarpe hanno anche dovuto modificare in qualche modo i terreni di gioco, no? Per renderli un po' più giocabili, per cui è veramente cambiato tutto. Ciò nonostante ovviamente gli atleti, sai, lo sport professionistico oggi è così, cioè l'aspetto fisico, l'atletismo è una componente essenziale e a volte, ahi noi, una componente quasi dominante o superiore alle doti tecniche. E quindi in questo caso Sinner, nonostante sia magrolino, è stato molto anche qua, anche su quel fronte lì, molto molto potenziato, ed è lì il problemi, piccoli problemi fisici che sta manifestando sono per quel motivo lì, cioè che non è, per esempio Alcaraz è molto più, più giovane, ma è molto più, è già molto più fisicato, certo. Sì, è una seghetta come me, capito, per cui più di tanto non puoi fare, se no metti a rischio. Io mi ricordo Ronaldo il brasiliano, che l'ha gestito da un amico di mio fratello che si chiama era il figlio del Branchini, che è un procuratore di calciatore, figlio del famoso impresario di pugilato. E mi ricordo che quando lo portò dal Brasile in Europa, prima di farlo giocare nelle grandi squadre italiane, spagnole, inglesi, lo portò a giocare in Olanda. Io mi ricordo che guardai qualche partita, perché Branchini ci diceva che l'avrebbe portato al Milan, per cui guardavamo sto ragazzino. Quando invece andò al Barcellona, tipo un anno e mezzo dopo, rivisto a Barcellona, aveva le cosce che erano raddoppiate, e infatti lui si sfasciò i tendini, perché tutto puoi gonfiare, ma non i tendini. Chiaro. Queste sono le problematiche dello sport professionistico moderno. Sì, portano tutto all'estremo, no? Sì, all'estremo, per cui dovrebbero anche avere delle benzine o degli oli come la Formula 1, sì. Cosa che sicuramente hanno, però non lo dico, uno comunque trovano delle scappatoie. Anyway, il rock and roll è più sano, paradossalmente. Sì. Sono d'accordo. Senti, tu, scrittore, però autore, so che studiandoti chiaramente hai fatto parte di quelli della notte con Enzo Arbore. E non ho fatto parte esattamente, era il 1985, sì. Io ero, diciamo, un post laureato in economia e in marketing, e la musica è sempre stata la mia passione. In quel periodo io avevo fatto insieme a un gruppo di amici un piccolo bimestrale che si chiamava High Folks, che era una rivista che trattava le musiche che allora noi seguivamo con particolare affetto, cioè il blues, il folk, il jazz, la country music, eccetera, e organizzavamo dei veri e propri festival nazionali dedicati proprio alla musica americana. Le chiamavamo convention, come si chiamano i festival delle Appalachian Mountains in America. E quell'anno io fui contattato da un... Perché ti spiego, io avevo conosciuto Renzo un paio di anni prima, gli avevo mandato il numero uno della rivista, no? Proprio glielo spedì con busta, con una letterina, perché all'epoca lavoravo con un'altra persona il cui marito era molto amico di Luciano De Crescenzo, oh, napoletano, che cavoli,
in quel periodo stava facendo anche un programma televisivo con il Perugia, ero riuscito a recuperare l'indirizzo di casa di Arbore. Gli mandai questa lettera, il numero uno della rivista, e perché Renzo, prima di fare, cioè il periodo tra, credo, l'altra domenica, altri programmi che faceva, contemporaneamente aveva una rubrica fissa sul Corriere della Sera in cui parlava di scriveva di musica e scriveva ovviamente delle musiche che a lui piacevano, no? Per cui molte delle quali si incrociavano con quelle della rivista High Folks. Per cui niente, gli mando sta cosa, gli lascio un recapito e due o tre settimane dopo mi ricordo che avevamo una casa in cui c'era una stanza in comune tra casa mia di mio fratello e quella di mia mamma e di mia sorella, e c'era questa stanza in comune in cui facevamo colazione tipo al sabato, alla domenica, non mi ricordo più, ci si trovava perché erano orari comuni, no? Squilla il telefono, mi ricordo che aveva risposto la mia mamma, che tanto era una grande ammiratrice di Arbore, no? Per cui mi guarda e mi fa tipo e me lo passa. E Renzo mi disse: ah, grazie mille, ti ho rimandato una bellissima idea, bellissimo progetto, ne parlo sul Corriere, però dice, io tra, non so, mi ricordo più, disse tipo tra una settimana, 10 giorni, sono a Milano, devo andare nel programma di Carlo Massarini, Mr. Fantasy, se vuoi, che registravano a Milano, dice, se vuoi ci possiamo vedere, ti lascio un pass e io arrivo, no? E ci vediamo nei camerini. E così ho fatto, e lì ci siamo conosciuti. Io avevo in quegli anni anche suonavamo musica proprio all time degli Stati Uniti, e gli avevo detto, perché lui mi disse poi: oh, quando vieni a Roma chiamami, no, che magari ci vediamo. E allora io avevo questa data al Folk Studio, il mitico locale romano in cui avevano, si diceva che avesse suonato Bob Dylan, però poi erano emersi De Gregori, Venditti, insomma tutta quella generazione di cantautori. Insomma, a metà della nostra esibizione, boh, si apre la tenda dell'ingresso e arriva Arbore. Per cui, guarda, uno di quelli che suonava con me è rimasto bloccato, no? Così. E da quel momento, insomma, ci eravamo sentiti. Cioè, quindi lui mi fece contattare, e in quello stesso periodo noi avevamo messo in piedi questi festival che dicevo prima, queste convention, ed era tarda primavera, era mi pare fine aprile, maggio. E mi chiamò la sorella di Renzo, Sabina, che curava la parte musicale, perché a beneficio di chi non si ricorda questo programma, che è stato insieme a Lascio la Doppia il più grande successo della RAI, Radio Televisione Italiana, c'era un palco con l'orchestra, diciamo con il piccolo ensemble con cui Renzo faceva le sue canzoncine, poi c'era un altro palco in cui lui invitava musicisti per lo più sconosciuti o conosciuti solo agli appassionatissimi delle musiche che lui piacevano, quindi il blues, il jazz, lo swing, il folk, il cantautorato. Insomma, per fartela breve, quando mi contattarono, io disse: guardate, noi stiamo facendo questa cosa, ci sono anche dei gruppi americani, se volete io per una settimana vi posso coprire tutta quella la programmazione, no? Ah, bellissima idea, Renzo è piaciuto un casino. Bon, famo. Quindi portai 5 band dal lunedì al venerdì, che era la programmazione. Il mercoledì di quella settimana dovevamo suonare noi con la nostra band Country Jamboree, questo era il nostro nome. Che cosa successe però? E qua si intrecciano veramente i casi della vita. Purtroppo quel giorno, che adesso io non mi ricordo, era il maggio dell'85, ci fu la famosa tragica finale di Coppa dei Campioni tra la Juventus e Liverpool, con il crollo della tribuna, insomma la tragedia, morti, i casini, bla bla. E Renzo decise, da persona di grande sensibilità, devo dire, decise di non andare in onda. Lui, mi ricordo che uscì di fronte alle telecamere e disse: io questa sera non me la sento di fare un programma di puttanate, perché era una dei sottotitoli dei programmi che lui voleva usare, che poi non era, che era musica e puttanate, questo era il suo concept. E venne da me in camerino e mi disse: guarda, non ti preoccupare, ti richiamiamo appena troviamo lo spazio. E lo spazio lo trovò nell'ultima puntata di quelli della notte. L'ultima puntata è stata
io credo, uno dei record d'ascolto della Rai per programmi di intrattenimento, per cui mi hanno visto, sai, fidanzate che non mi ricordavo di aver avuto, elementari, parenti, ma... cioè io ho fatto in seguito poi nella mia carriera non so quante migliaia di ore di televisione, ma credo che anche mettendole insieme tutte, sì, però fare 10-12 milioni d'ascolto era incredibile. E da lì, pensa, stiamo parlando ormai di quasi 40 anni fa, ho nato un'amicizia con lui, con la sua famiglia, con sua sorella, che forse ancora oggi è la mia migliore amica, e quindi insomma siamo rimasti uniti, io sono, mi sento, come dice Renzo, parte della sua family, quindi sì, poi ho parlato con Doc, però poi sono talmente amico, sì, che tante cose che abbiamo fatto di lavoro ho preferito, diciamo, stare un passo indietro piuttosto che partecipare, come posso dirti, in maniera ufficiale e attiva. Certo. L'amicizia è più importante. Sì. Condivido con te tutto. Senti, poi chiaramente scrittore, e io ho letto dei tuoi libri che a me sono piaciuti veramente tantissimo. Uno di questi, un po' datato, ma aiutami tu, Figlio dei fiori, figli di Satana. Sì, è uno dei primi libri che ho fatto per una delle case editrici che ho diretto, che era la vecchia Editori Riuniti, all'epoca era addirittura la casa editrice del Partito Comunista, che però nel frattempo aveva cambiato proprietà e che quindi cercava di ampliare il proprio raggio d'azione. Per cui grazie a un editore che si chiamava Franco Muzio, che è stato un editore importante, che in quegli anni stipulò un accordo di collaborazione con Editori Riuniti, lui che era stato uno degli editori di Arcana, che è stata per anni una casa editrice diretta da Riccardo Bertoncelli, da me per un certo periodo io entrai al posto di Riccardo, insomma abbiamo messo in piedi con Franco Muzio questa collana di libri, abbiamo pubblicato credo 200 titoli più o meno. Che miseria. Uno dei primi, appunto firmato da me, era questo, che aveva un titolo abbastanza curioso, no? Figli dei fiori, figli di Satana. Perché? Perché sostanzialmente raccontava quattro episodi che segnarono l'estate del 1969. Infatti il libro uscì nel 1999, 30 anni dopo questi quattro fatti, due dei quali apparentemente, come posso dirti, festosi, gioiosi, due invece particolarmente tragici, crudeli, sanguinari. E i fatti erano, in ordine di cronologico, la morte di Brian Jones dei Rolling Stones, una morte misteriosa, archiviata come incidente, lui che affoga nella piscina della sua villa di campagna. Successivamente la proiezione sugli schermi mondiali di Easy Rider, forse il film on the road della nuova Hollywood più famoso e più leggendario, il festival di Woodstock e successivamente le stragi compiute da Charles Manson. Da sua family, che non è la family di Harry, no, in modo scherzoso, ma diciamo un evento che colpì, travolse anzi l'intera, gli interi Stati Uniti, in un momento in cui peraltro si era in piena guerra del Vietnam, in piene contestazioni, in pieno hippismo, ma anche in piena, come dire, contestazione da parte dell'establishment di questa nuova cultura o controcultura, come la chiamavano. E quindi insomma io ho raccontato queste quattro storie innanzitutto legandole, perché c'erano molte cose, diciamo, che le collegavano in comune, e poi siccome il 69 come numero, al di là delle, diciamo, implicazioni sessuali, però può essere visto come somiglia ai simboli dello yin e dello yang, no? Quindi contrapposizione degli opposti, il bene e il male. E quindi io volevo sottolineare alcuni, se c'erano, aspetti
tra virgolette, positivi dei fatti cruenti e invece alcuni aspetti negativi dei fatti più gioiosi. E così è nato questo libro, che oggi lo potrei riscrivere meglio, perché ogni tanto me lo ho riletto dei passaggi, insomma, diciamo che era 99, quasi 25 anni fa, no? A questo punto. Già, 25 anni fa. Sì. Esatto, e quindi diciamo che il mestiere di giornalista, ma anche di musicista, come diceva una volta il mio amico Mauro Pagani, tra l'altro, diciamo, parafrasando una famosa affermazione di John Lennon, che diceva: mi considero più un artigiano che un artista, no? Quindi qualcuno che manualmente più fa le cose, più le affina e si migliora. Ecco, il mestiere di giornalista, di scrittore, può avere dei guizzi di gioventù, no? Come hanno gli artisti, però poi come mestiere evidentemente lo affini col tempo, con l'esperienza, con, diciamo, il fatto di poter. Non ho mai stato né uno che scriveva rapidamente, perché non ho mai lavorato nei quotidiani, né uno particolarmente dotato per la scrittura. Io sono arrivato alla musica come professione, diciamo, tardi, tra virgolette, nel senso che ho iniziato full time quando avevo 30 anni, prima anche la rivista Hi Fox era una via di mezzo tra un gioco e un'attività semiprofessionale, e quindi, diciamo, mi sono quasi autocostruito, no, la mia figura, e quindi, ecco, quel libro lì, che so che è caro a molti, perché all'epoca, anche se non ti dico la verità, non è che abbia venduto moltissimo, però tutti quelli che l'hanno letto se ne sono innamorati, no? Per cui, perché è una storia incredibile, una storia incredibile, che doveva diventare un programma TV, mi fu fregata l'idea, come tante volte, ahimè, mi è successo, e quindi fu fatta malissimo e assolutamente in maniera diversa da come avrei fatto io e come, secondo me, avrebbe dovuto essere fatta. Sì, sì, qualcosa io poi hanno fatto su, vabbè, un programma americano, una serie televisiva americana, che parlava appunto di Manson, appunto dei suoi delitti, eccetera. Di un programma che è stato fatto dalla TV italiana. Sì, sì, certo. Dallo stesso canale a cui io avevo presentato il progetto. Quello vabbè, è un bello pietoso. Però io invece avevo visto questo, che fino a poco tempo fa era qua vicino a me, quindi è vero, immaginare quale rete fosse, ecco, visto che ti ho dichiarato da dove stiamo trasmettendo. Esatto, è vero. Sì, ma anche questa americana che era voluto fare questa cosa qui, quando io ho visto la serie TV, mi ha legato molto al tuo libro, però fatta anche questa in maniera piuttosto male. Sai, quell'anno lì, il 1969, è stato un anno pieno di avvenimenti da tutti i punti di vista, sia nella, ovviamente nella musica, io parlo per me, però anche da tanti fatti. Infatti io mi ricordo che all'inizio del libro io mettevo una specie di cronologia, no, di avvenimenti storici che avevano segnato quell'anno, che era, se ci pensi, l'ultimo anno del decennio, quello degli anni 60, considerato il più rivoluzionario o il più favoloso, no? per usare un aggettivo applicato non a caso alla band più favolosa della storia, cioè i Beatles, che erano nati sostanzialmente, comunque, diciamo, discograficamente, artisticamente, in quel decennio lì. Per cui aveva anche questa implicazione, se vuoi, un po', non dico esoterica, però un'implicazione così di suggestione del fatto che concludendosi il decennio mostrava anche queste forti contraddizioni, no, che c'erano state, e questi fatti mostravano alcune di queste contraddizioni, questi intrecci che io avevo trovato, e rimane comunque una storia veramente incredibile, e questo vale un po' per tutta la storia del rock, no? Io l'ho scritto proprio nel libro La storia del rock, che ho pubblicato per Oepli 10 anni fa, ho ripubblicato un anno e mezzo fa, mi pare, in versione aggiornata, illustrata, che invece quello è stato un enorme successo anche dal punto di vista delle vendite, perché vendere 15.000 copie di un saggio
equivale a venderne, non so, 200.000 di un romanzo, quindi diventi, cioè ti cambia la vita in tutti i sensi. A me non l'ha cambiata più di tanto, però te ne accorgi. Sì, te, certo, ne accorgi perché ti arrivano, diciamo, inviti, contatti, opportunità, ecco. E lì io mi ricordo che scrivevo nella sinossi del libro che la storia del rock è talmente incredibile che io dicevo, manco il miglior sceneggiatore di Hollywood se la sarebbe potuta inventare, no? Ah. E devo dire che lo spaccato del libro, che a te è piaciuto tanto, quella storia che poi si apre e si conclude nel giro di un paio di mesi, no? Il 3 luglio del 1969 viene trovato il corpo senza vita di Brian Jones, a metà agosto ci sono il festival di Woodstock, che una settimana dopo gli omicidi della Manson Family, quindi sì, vedi che insomma sono veramente due mesi molto densi, no? di tantissimi eventi, però questi quattro rimangono concentrati in quei due mesi, che obiettivamente creano appunto una storia fenomenale, che verrebbe ancora la pena di essere riraccontata, ecco. Sono d'accordo. E poi un altro libro che mi è piaciuto parecchio è I Delitti Rock. Andiamo sempre sul noir, no? I Delitti Rock, sì, è stato un grande progetto, perché oltre al libro che venne pubblicato da Arcana, era diventato uno spettacolo teatrale e soprattutto un programma televisivo per Rai 2 di 10 puntate, grazie al quale ho vinto anche un premio come miglior programma televisivo di Rai 2 di quell'anno, tra l'altro da una commissione presieduta da Fabio Fazio, quindi insomma, diciamo che è un motivo di orgoglio. E anche ascolti, era un programma di seconda serata, ebbe anche ascolti che, vabbè, sono cambiati i tempi perché era 13 anni fa, però insomma guardando gli ascolti di adesso farebbe il doppio di ascolti, che ne so, di un programma di seconda serata di oggi su Rai 2, sì, no? Sì, certo. Abbiamo a volte, più volte superato il milione di ascolto, quindi insomma un programma di tutto rispetto. Purtroppo il direttore di rete che l'aveva avallato e ci aveva creduto fu rimosso per motivi politici, come sempre in Rai. Colui che lo sostituì mi aveva chiesto una nuova serie, nuove altre puntate, io gli avevo fatto tutto il progettino, poi è sostanzialmente sparito, quindi al mio quinto tentativo di contattarlo ho detto, vabbè, forse non gli interessa. La cosa brutta è che non fu mai replicato, mai, ed è anche sparito da Rai Play, per cui un casino di gente mi chiede, ma le puntate, io guarda, le ho qua, ti faccio vedere in questo scatolino, perché stavo rivedendo la puntata su Jimi Hendrix, perché io con la mia piccola Jam TV faccio tutti i martedì sera delle dirette che vanno anche in onda sul canale satellitare. Delitti Rock erano una collezione di racconti sulle tragiche e misteriose fine di molte rockstar, parecchi racconti, ma nel 2020 invece io avevo pubblicato per Oepli, cioè nella casa editrice di cui da 10 anni curo la collana di musica, un altro volume che riprendeva quella stessa storia, però univa al discorso dei misteri della morte anche, diciamo, anche qua un po' come ho fatto per I figli dei fiori, I figli di Satana, un altro aspetto positivo che era quello dell'amore. Il libro si chiama Amore, morte e rock and roll, è stato anche un libro di ottimo successo, e in cui riraccontavo alcune delle storie di Delitti Rock, ma molte altre che nei Delitti Rock non c'erano, perché purtroppo la storia della musica, più andiamo avanti con gli anni, più ci presenta notizie tristi, no? Nel senso che ogni giorno perdiamo qualche grande protagonista, però come dico sempre, gli artisti, che sono esseri umani, e in quel caso come noi, miseri esseri umani, vengono seppelliti, vengono cremati, vanno nell'altra dimensione, come qualcuno dice, però le loro opere restano, e da quel punto di vista lì
loro hanno il dono dell'immortalità, no? Nel senso che le loro opere rimangono a nostra disposizione, le possiamo godere quanto vogliamo. Ed è anche un po', diciamo, il rammarico di quegli artisti che invece muoiono troppo giovani per poter, diciamo, esprimere un giudizio artistico reale. Nel caso di Jeff Buckley abbiamo questo album fantastico, queste 10 canzoni incredibili, un DNA da un genitore altrettanto bravo, però come sarebbe stata la sua carriera? Certo, il rammarico sicuro è che per lui, ma anche per Jimi Hendrix o per Janis Joplin o per chi è morto giovane, le nostre discoteche, nel senso di collezione di dischi, hanno dei vuoti, cioè avrebbero potuto avere molto più spazio, e quello spazio è riempito da pubblicazioni postume, remasugli, cose che sono sfruttamento dell'archivio, del catalogo, e chissà se loro stessi in vita avrebbero pubblicato quelle robe lì, capito? Perché poi il vero quesito è quello, no? Certo. Chi l'avrebbe fatto? Io non credo, perché se fosse stata una figata, quando era in vita, non è che dopo morto ha scritto e suonato altre canzoni, quelle erano, hai capito? Certo, che poi nel Diritti Rocchi avevi aggiunto poi anche Amy. Sì, perché questo successe anche per il programma televisivo, perché praticamente nella produzione televisiva noi finimmo di registrare a, mi pare a metà, insomma, metà o tre quarti di giugno del 2011, e neanche un mese dopo muore Amy Winehouse. Per cui la Rai, poi insomma, Amy Winehouse in quel momento lì era come Lady Gaga adesso, cioè era comunque sì, molto popolare. La Rai ci disse: beh, a sto punto, e noi stessi abbiamo detto: ma scusate, che facciamo? Cioè, andiamo in onda in settembre, non... e quindi aggiungemmo alla fine questa puntata, tra l'altro registrata in uno studio diverso, perché nel frattempo gli studi che usavamo non erano più disponibili, una puntata complicata da mettere in piedi, perché l'inchiesta sulla morte era un caso aperto, per cui era complicatissimo, diciamo, avere informazioni, avere personaggi disponibili per interviste, scoprendo a posteriori che il simpatico Mitch Winehouse, il taxista londinese appassionato di jazz, che era il papà di Amy, aveva messo sotto contratto tutti i collaboratori di Amy per fare poi quello che ha fatto, un libro, un documentario, gli album postumi, e quindi questi personaggi, incluso, pensa, il gestore, proprietario del pub di Camden, dove Amy andava a spillare le birre e a giocare a biliardo, stiamo parlando di Londra, quindi una città popolata di italiani, cacchio, era la Rai, e ci disse: mi dispiace, non posso neanche farvi entrare nel locale. Per cui ci limitammo a riprendere il locale da fuori, senza avere l'intervista del tizio che ci poteva raccontare. Poi sai, allora era una cosa anche carina, no? Dire Amy era talmente una ragazza, sai, the girl next door, no? Dicono, una ragazza della porta, c'è accanto, porta accanto, iva a servire la birra, a giocare qua, quando già aveva vinto non so quanti Grammy Awards, quanti milioni di dischi, eccetera eccetera, perché poi lei viveva a Camden Square, quindi proprio nel cuore di quel quartiere un po' bohemien, un po' artistico, di Londra, però per dirti che casino è stata quella roba lì. Immagino. Però, diciamo, alla fine la puntata a me era piaciuta, aveva convinto, e anche quella è un peccato che non sia stata mai più, diciamo, riproposta. Era anche un programma fatto in maniera interessante, perché io ero in giro per il mondo, facevo l'autore, ma anche, diciamo, l'intervistatore, ero sui luoghi del crimine, no? Ero davanti alla casa in cui era morta Amy, dove avevano sparato a John Lennon, eccetera, wow, eccetera. Sì, facendo anche, diciamo, con un po' di informazione, un po' di determinazione e un po' di culo, perché ci vuole anche quello, aveva fatto anche degli scoop, aveva intervistato
il medico del pronto soccorso dell'ospedale di New York dove fu ricoverato John Lennon, che tentò di resuscitarlo perché John Lennon arrivò morto, e che mi disse questa frase incredibile, no? Lui fece un massaggio cardiaco a cuore aperto, per cui disse: io per pochi secondi ho avuto in mano il cuore di Cuore Gene, di John Lennon. il cuore di John Lennon, penso. E insomma, e tanti altri personaggi, soprattutto appunto eravamo in giro per il mondo. E poi aveva una parte in studio, c'era Massimo Ghini a fare il narratore, avevamo dei musicisti italiani che ogni puntata venivano, che io sapevo appassionati dei protagonisti della puntata, quindi personaggi come, so, i Marlene Kunzper, Kurt Cobain, avevo preso Enrico Ruggeri per i Sex Pistols, Grande Enrico. eccetera, eccetera. Quindi loro facevano un omaggio cantando e suonando un paio di canzoni. Quindi era abbastanza variegato, c'erano filmati storici, insomma, era molto ben articolato. Uno studio bellissimo, che erano gli studi di Fazio, quelli in cui lui faceva Che tempo che fa, in via Mecenate a Milano, quindi uno studio molto molto ampio, e insomma, era molto, molto, stato un mazzo clamoroso per farlo, perché poi Immagino. è un tritacarne pazzesco, però insomma è stata una cosa che ricordo con grande piacere. Bellissimo. Fino ad arrivare a una tua ultima opera, She's a Woman, 33 regine della musica. Sì, She's a Woman è un altro libro in cui io sì, da Amore, Morte, Rock and Roll, ma anche da quello prima che si chiamava Atlante Rock, che è la storia di tutti i miei viaggi nei luoghi della musica, no? Di 40 anni da viaggiatore rock, sono libri di storie dove quello che mi è sempre piaciuto fare, l'ho fatto in radio per tanti anni, insomma, l'ho fatto anche in televisione e lo continuo a fare. Anche sui palcoscenici, è quello di raccontare queste storie incredibili, no? Quello che ti dicevo prima, che neanche il miglior sceneggiatore se le poteva inventare, ce ne sono veramente a bizzeffe. E in quello di She's a Woman è il racconto appunto di 33 regine della musica, come le ho chiamate, perché sono grandi artiste di generazioni diverse, gente, diciamo, che si è affermata agli inizi del secolo scorso, artiste che sono à la page, no? Come Lady Gaga o Beyoncé, artiste di generi musicali molto diversi, c'è il pop, ma c'è il jazz, il blues, il folk, la country music e ovviamente il rock, e sono artiste che hanno però in comune delle esperienze di vita e dei valori, tanto che il libro è diviso in 5 sezioni, ognuna delle quali ha il titolo di una canzone resa famosa da una grande artista femminile, ma che tratta argomenti che sono quelli del sottotitolo: coraggio, emancipazione, impegno politico, amore e sesso, oppure, diciamo, orgoglio culturale. Sono queste le tematiche con cui ho diviso queste artiste, molte delle quali ho conosciuto, ho intervistato, se non ho conosciuto loro, ho conosciuto i loro collaboratori, i loro mariti, i loro musicisti, e quindi sono molte storie che ovviamente non è che le hanno raccontate solo a me in esclusiva, però che mi sono state raccontate e io mi è piaciuto, diciamo, condividerle con i lettori. È un libro che è uscito l'8 marzo in maniera un po' furba, così come 33 è un numero un po' furbo per noi Dei vecchi dischi. dei dischi, degli album, e continua ad andare avanti questo progetto, anche se ti svelo praticamente in anteprima, uscirà un nuovo libro, questa volta per Oepli, cioè per la casa editrice che dirigo, perché She's a Woman è uscito per Rizzoli. Un libro, anche questo, di storie che ho scritto insieme ai miei due giovani collaboratori della Jam TV, Jessica Testa e Leonardo Foglieri. Si chiama Nice to Rock You, che è Ah. un po' come Please to Meet You, no? Nice to Meet You, Nice to Rock You. Sono 30 storie di 30 incontri, ecco perché Nice to Rock You, di 30 incontri leggendari che hanno fatto la storia della musica. Sono incontri tra personaggi che poi sarebbero diventati o dei sodalizi artistici o dei duetti fantastici, incontri tra produttori, manager e gli artisti che poi avrebbero prodotto o seguito.
coppie artistiche, no? Come non so, Johnny Cash e June Carter che si poi suonano sul palco, in salgono sul palco insieme, incontri del tutto casuali, magari tra personaggi che in quel momento erano sconosciuti e personaggi che rimangono sconosciuti ma che hanno avuto un ruolo fantastico nelle carriere, no? C'è questa coppia di signori del New Jersey che ospitò un giovane Bruce Springsteen che non sapeva dove andare a fare le prove con la sua band, e loro gli aprirono la casa e grazie al fatto di poter provare lì tutti i giorni, insomma, partì la carriera di Bruce, quindi in modo molto riconoscente. Poi insomma c'è proprio anche la casa dove andavano, oggi è diventato un historical landmark, lo chiamano gli americani, cioè una pietra miliare storica, no? E infine appunto diciamo invece quelle amicizie che si sono trasformate in sodalizi artistici o viceversa, incontri artistici che poi hanno cimentato delle amicizie. E lì ci sono anche tre storie italiane, quella tra Maurizio Soglieri e Vasco Rossi per esempio, quella meno conosciuta ma altrettanto formidabile tra Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick e Lucio Battisti, ma no, che erano sconosciuti entrambi, si trovarono a Milano, nacque questa amicizia e paradossalmente i Dick Dick, che arrivarono per primi al successo, aiutarono Lucio a trovare un ingaggio discografico e insomma cantarono i suoi pezzi per aiutarlo a farsi conoscere. Quindi insomma ci sono storie curiose, molte delle quali ti devo dire, facendo le ricerche e quant'altro, scopri anche quelle che tu pensi di sapere tutto, scopri dei dettagli, dei particolari che non conoscevi e che rendono però la storia più accattivante, più divertente, più intrigante, a volte anche più commovente, in modo tale che il lettore ci entri dentro. Poi tutte queste storie su libro per deformazione professionale sono molto ben illustrate con immagini e contengono, adesso è facile puoi anche mettere proprio il QR code per cui puoi ascoltare i due brani che noi mettiamo, che scherzosamente io definisco la colonna sonora, che non sono i pezzi più famosi degli artisti in questione ma quelli più giusti per commentare musicalmente quella storia, per cui insomma quello che io dico è leggetelo, guardate l'immagine, ascoltate la musica e viaggiate, arriva a casa vostra invece che bellissimo, insomma, vi vedete lì, ecco. Stupendo. Mentre invece nel She's Woman, oltre a esserci, vabbè, la Gianna Nannini che ti ha fatto la prefazione, però lì non parli neanche di una cantante italiana. No, è una scelta consapevole, razionale e assolutamente legittima, perché comunque questo libro non è né un'enciclopedia né una serie di biografie. Io racconto proprio delle storie, delle piccole storie. Allora, il problema è che certi tipi di storie con artisti italiani, specie se viventi o se non più viventi, che hanno parenti, manager, sono molto molto complicate, nel senso che le autorizzazioni, le cose. Allora io avevo deciso, anche perché mi considero musicalmente esterofilo, anche se ho un casino di amici artisti italiani, tantissimi, di cui sono amico anche se non è che sono un fan, so come dirti, no? Sì, ho capito. Preferisco non farti nomi, ma preferisco essere amico, comunque magari c'è sintonia sui gusti musicali, però magari, ecco. Allora avevo pensato originariamente di fare un collage di dichiarazioni di amiche artiste italiane, non so, Cristina Donala, Teresa De Sio, salto di generazione in generazione, sì, no? Sì, sì. Rossana Catale, Andrea Mirò, che è una mia partner artistica, eccetera. Quindi, però avevo pensato a Gianna, perché a Gianna a me legano due cose. Una, che io nella mia vita precedente sono stato, tra le altre robe, nel consiglio direttivo di Greenpeace Italia. E quando ero nel consiglio direttivo di Greenpeace, ovviamente c'era bisogno, durante un
per diciamo rendere più visibile e per far più rumore per un'azione che si doveva fare, che non mi ricordo più l'oggetto qual era, se era per la salvaguardia delle balene piuttosto che, se non me lo ricordo, però mi ricordo che c'era bisogno di qualcuno che si arrampicasse su un palazzo romano e srotolasse uno striscione di Greenpeace. E in riunione mi ricordo che qualcuno disse: ah, sarebbe bello se ci fosse un volto conosciuto, un personaggio, no? Allora qualcuno mi disse: ma scusa, ma nella musica non c'hai qualche amico? E io dissi: guarda, secondo me è una benza matta molto, come dire, atletica, è la Nannini, no? Mi sembra anche una così con sensibilità su queste cose qua. Proviamo a chiedere, Massimo ci dice no. Ci disse di sì. E fece sta roba qui, da mezza matta, devo dire, perché comunque, sì, con tutte le cautele del caso, però, insomma, sai, arrampicarti anche con le corde, però, insomma, e questa fu, cioè, tutte cose, diciamo, vagamente extra musicali o extra la sua musica. E l'altra cosa è che io per 10 anni ho fatto la direzione, diciamo, ho fatto la direzione artistica di un festival in Liguria, dal 2001 al 2011, si chiamava Just Like a Woman, che era un pezzo di Bob Dylan, no? Anche qua avevo preso a prestito, sì, perché She's a Woman è un pezzo dei Beatles, no? Ho preso a prestito una canzone famosa, scritta però da un maschio, perché sai, anche quello è un argomento di questi tempi un po', diciamo, scivoloso, ecco, devi stare un po' attento. Allora ho detto: beh, io prendo una canzone scritta da un maschio, cazzo, scritta dai Beatles, da Dylan, non è che mi possono rompere le palle più di tanto. Il festival si chiamava così, era un festival dedicato solo ad artiste donne di tutto il mondo, perché abbiamo avuto veramente un cast pazzesco in 10 anni. E un anno decidemmo di celebrare, perché erano i 35 anni dalla morte, di celebrare Janis Joplin. Quell'anno in tournée l'avevo portato io, c'era il gruppo che accompagnava Janis a San Francisco, una band leggendaria, Big Brother and the Holding Company, questo era il nome del gruppo, diciamo, l'amore maschile più importante della vita di Janis, che è il leggendario country Joe McDonald, eroe di Woodstock, e quindi li avevo entrambi e pensai di chiudere la serata con un set di Gianna Nannini, perché pochi lo sanno, ma Gianna nella sua tesi di laurea fece una tesi su Janis Joplin e nel suo album di debutto lei incise una cover in italiano di uno dei brani più famosi di Janis, si chiama Me and Bobby McGee, scritto tra l'altro dal Chris Christopherson, che ci ha lasciato neanche un mese fa. E quindi proposi questa cosa, lei era entusiasta, cioè l'idea che poi io ebbi di finito il set di Big Brother and the Holding Company, saliva Gianna, faceva Me and Bobby McGee accompagnata dai musicisti originali della band di Janis, no? Per cui fu per lei un momento di grande, come dire, di grande motivazione, di grande soddisfazione. Ricordo, arrivò il TG1, ci fece un servizio bellissimo. E quindi quando, tornando indietro, più o meno un anno fa, di questi tempi, io avevo detto: vabbè, provo però a sentirla Nannini, no? Perché anche qua, un po' come per la storia di Greenpeace, mi sembrava un personaggio italiano che incarnasse alla perfezione, no? Tra l'altro lei nel privato è un'appassionatissima di, che ne so, personaggi come Etta James, ma anche Bessie Smith, cioè delle grandi cantanti nere, no, di R&B, e di cui alcune delle quali erano immortalate nel libro, no, attraverso le mie storie. Per cui niente, la chiamo, siamo stati un'ora, mentre quando lei era a Londra, a casa sua a Londra, e mi disse subito: no, la cosa mi piace, ci vediamo a Milano, perché dobbiamo parlare, io e te dobbiamo parlare. E allora, quando più o meno un mese dopo sono andato a trovarla nel suo studio di Milano, invece, entro, lei mi dice: ah, ti devo far vedere una roba, e mi apre il computer e mi fa leggere una quindicina di righe che lei aveva già scritto, perché in genere le prefazioni con questi personaggi è rarissimo che te le scrivano loro, no? Quello che facciamo di solito è, cioè, una bella intervista, registriamo, trascriviamo come se parlasse il personaggio, okay, gliela fai leggere, gliela fai correggere, approvare, e viene, diciamo così, pubblicata.
In questo caso invece Gianna, la prefazione, che devo dire molto bella, ovviamente è, diciamo, ego riferita, perché gli artisti sono un po' così, no? Lei racconta la sua storia, che però insomma è in linea con i contenuti del libro, l'ha scritta tutta lei. Infatti mi ha fatto un po' penare, perché a un certo punto la casa discografica, la casa editrice, eravamo agli sgoccioli, dovevamo chiudere il libro, mandarlo in stampa, e non arrivava questa cazzo di prefazione. Vabbè, comunque, la cosa buffa è che a un certo punto, durante la lunghissima chiacchiera, perché sai, io ero pronto a registrare, poi mi ha detto no, scrivo. A un certo punto dice: ti voglio far vedere una cosa. Se ne esce, va in una stanzina di fianco, torna, aveva la locandina della serata di Genova al Porto Antico del festival Just Like a Woman, la serata dedicata a Janis, che aveva messo sotto cornice, sotto vetro, con la locandina autografata da tutti i musicisti americani. Per cui quella cosa mi ha fatto capire quello che io so un po' da sempre, cioè che a volte io ogni volta mi stupisco, ma se mi guardo indietro l'ho fatto mille volte. Cioè è proprio la musica, la passione per la musica, che unisce due appassionati, anche quando l'appassionato in questione, io avevo fatto un libro, uno dei miei primi libri si chiamava Musica I Love You, e erano personaggi che non erano musicisti, no? Ma che erano appassionatissimi di musica, erano attori, registi, no? Mi ricordo Gabriele Salvatores, mi ricordo Gullit, il mio mito Ruud Gullit, no? Che suonava reggae, ti ricordi? Sì, sì. So, personaggi così, ed è sempre stato il mio modo per diventare, tra virgolette, amico di questi personaggi, perché ci unisce la passione per la musica. E quindi con Gianna di fatto si è creato lo stesso meccanismo. Ovvio, lei è una musicista, era più facile, però non è scontato che trovi una musicista che è, come dire, appassionata di Janis Joplin e abbraccia il tuo progetto anche per quel motivo. È stupendo, è stupendo. Ma guarda, io nel mio piccolo anch'io sto scoprendo delle cose magnifiche. Ho iniziato questa piccola avventura del Salottino Blues intervistando l'amico chitarrista che suona insieme a me, partendo proprio così, fino ad arrivare oggi a te, che sei, secondo me, il top di quello che poteva entrare qua al Salottino, in maniera veramente in punta di piedi. Cioè, mai avrei pensato di arrivare con il Salottino a questi livelli, e però più salgo e più scopro persone di un'umiltà pazzesca, come te, come Braido e tanti altri, che mi fa veramente tanto piacere questa cosa. Niente, bellissimo. Che poi prima hai parlato di Solieri, ma tu con la CPM sei dentro ancora? No, non più, perché ho fatto per 20 anni. Quella è stata una grande esperienza, anche perché è anche un'esperienza di... Io ho fatto per 20 anni insieme appunto al CPM di Franco Mussida, che devo ringraziare, perché lui accettò immediatamente la proposta di fare un master in giornalismo musicale, giornalismo e critica musicale, questo era il nome del corso, l'unico corso in Italia, ancora adesso non ce ne sono altri, che ha formato in 20 anni più o meno 200 allievi, diplomato 200 allievi, molti dei quali sono... Oggi alcuni mi intervistano loro, piuttosto che sono uffici stampa in situazioni prestigiose, hanno scritto libri, hanno fatto programmi radiofonici, insomma è anche quello, vabbè, ti senti vecchio, però soddisfazione. Però poi sai, è stato veramente molto impegnativo, anch'io sto cercando, come dire, di conservare le forze perché poi sono molto aumentate le mie performance dal vivo, negli spettacoli che faccio, di racconti, suoni e visioni, di interventi, seminari, momenti di, insomma, tra parole e musica, e quindi sono spesso molto in giro, che è una roba faticosa, però mi diverte moltissimo, devo dirti la verità. Cioè la verità è che mi diverte un casino a far quello. Quello del master in giornalismo è stato appunto un'avventura lunga 20 anni,
più di matrimonio medio, no? L'ho detto a Franco, a Loredana Mustita, ho detto, ragazzi, io vorrei che rimanessimo amici e in buoni rapporti. Meglio farlo, no? Quando siamo ancora, che non divorziando in maniera litigiosa. E per cui ci sarà, infatti, guarda, tra fare la settimana prossima, quella dopo, devo andare da loro a presentare non un mio libro, ma fare da relatore a un libro, quindi cioè, se posso li vedo, li saluto sempre volentieri, ogni tanto appunto ricevo gli inviti di Franco che fa le sue mostre, i suoi eventi, e quindi è stata una grande esperienza, perché anche lì non l'avevo mai fatto, o meglio, avevo fatto dei corsi, ma diciamo avere la responsabilità di una cosa che comunque era di un certo livello, perché sai, durava un anno, era abbastanza intenso, si richiedevano comunque, non dico dei titoli di studio, però la maggior parte dei ragazzi erano tutti neolaureati, se non addirittura gente che aveva anche magari un'età non proprio alla ricerca del primo lavoro, però con una fortissima motivazione anche di tipo culturale, no? Non solo di tipo professionale, anche se io ho impostato sempre il corso in chiave professionale, cioè come un corso di formazione per poi potersi proporre in quella veste lì, no? E come ho detto, appunto, grande soddisfazione, grande fatica, però, perché comunque addirittura ha fatto anche da remoto nell'anno e mezzo di lockdown, quindi ulteriore. Sì, sì. Però insomma è stato fatto, è bello, rimane a curriculum e rimane anche una cosa di cui sono veramente orgoglioso di aver fatto, e come ti dicevo prima ringrazio chi mi ha dato la possibilità di farlo, perché mi ricordo quando andai da Franco, ero andato per un'altra cosa, gli parlai di questa idea, lui mi disse subito, perché gli avevo detto perché non lo facciamo, sai, con i contributi della regione, non mi ricordo più se erano, mi fa no, lo faccio io col CPM, prendo io il rischio, e insomma è andata bene per 20 anni, quindi alla fine. Sì, sì, è stata una. Ti ho detto, è stata una bella esperienza. Beh, CPM è una scuola fantastica, eh. CPM è una scuola veramente con tanti maestri, professori di grandissimo livello. Quindi, insomma, poi vabbè, Mussida è Mussida. Non è che parliamo di uno appena arrivato. Quindi, insomma, sa il fatto suo. Io parlo ogni tanto con una musicologa, Angela Forin, laureata in musicologia, e parliamo spesso di musica. Il fatto è che non ci fermiamo mai. Quando si parla di musica è una cosa incredibile. Vabbè, lei poi è preparatissima e ho una domanda che ho fatto a lei e faccio a tutti praticamente. È un po' quella domandina finale, la spina nel fianco. Che cosa ne pensi dei talent? E allora, diciamo, dal punto di vista dei programmi televisivi, per me il talent è un programma televisivo, ok? Quindi dal punto di vista del programma, diciamo, del prodotto televisivo, è sicuramente una cosa che funziona nel momento in cui, tra l'altro, sono quasi tutti format che vengono dall'estero, non sono cose italiane, quindi rodati in diversi paesi. Il meccanismo è molto, molto semplice, anche il meccanismo, diciamo, psicologico che può acchiappare diciamo, gli spettatori e anche coloro che poi, come dire, si buttano nella mischia. Dal punto di vista della musica, invece, non so neanche se risponderti ne penso male o non ne penso. Ecco. Anche perché, in tutta onestà, non li guardo, cioè ci sono stati, parlo soprattutto di X Factor, dei giudici che sono anche degli amici, uno di questi è uno dei giudici di quest'anno e anche la presentatrice, non è una mia amica, però insomma ho sempre avuto un ottimo rapporto con lei, però ti dico, non li guardo perché mi fa venire nervoso l'idea che si creino false illusioni, cioè io del mondo attuale, ma non solo, però in particolare di quello attuale, una delle cose che più mi dà fastidio è la presa in giro di chi ha ancora dei barlumi di valori, no?
noi ragazzi degli anni 70 siamo cresciuti proprio con, cioè la musica per noi non era solo un momento di evasione, un hobby, una passione, era una vera e propria forma di identità collettiva, di identità culturale. Io se ti vedevo con la maglietta dei Pink Floyd o dei Led Zeppelin o di Jimi Hendrix, anche se non ti conoscevo, eri uno dei noi, come se adesso vengo uno con la sciarpa del Milan, dico, cazzo, questo è dei nostri. Per cui aveva questo tipo di significato, è completamente cambiato, eh? Cioè la musica non è, oggi non è più così, non è più così, non ha più questo significato. Ah, gli è rimasto il significato, sai, io mi ricordo che facevo nelle prime lezioni del corso, delle lezioni sulle funzioni della musica, no? E una delle funzioni, ovviamente, è l'intrattenimento, il divertimento, che è l'unica funzione più o meno rimasta. Sì, c'è anche quella della comunicazione per certi mondi musicali, ma è una comunicazione molto superficiale, no? Molto superficiale con valori del cavolo, perché è un periodo che obiettivamente, ma non è che io qua voglia fare il boomer o il nostalgico, però è oggettivamente un periodo storico abbastanza cupo, no? Non è certamente. Quindi purtroppo la popular music risente, perché non è un'arte, come dire, sovvenzionata da mecenati, è un'arte che racconta quello che accade in quel momento, in quel luogo, ed è così che va valutata, no? Perché se no il rock and roll fosse nato che ne so, in Finlandia nel Medioevo era un'altra roba, è nato in quel modo lì, si è sviluppato così perché era l'America degli anni 50 con tutta la storia che conosciamo bene, no? Oggi purtroppo c'è poco, c'è molto contro, no? Contro in maniera violenta, provocatoria, ma in maniera molto volgare, no? Perché gli unici valori che ci vengono così buttati in faccia sono i soldi. No? Soldi e potere, ma più soldi che potere, o il potere in funzione dei soldi. Ecco, secondo me i talent non veicolano anche loro questa roba qua, no? Cioè l'idea che puoi diventare famoso senza fare più di tanto, che vai in televisione, stai un mese e mezzo, 2 mesi, e da lì, boom, fai 35 date nei Palasport. Cioè, una volta per arrivare lì ti dovevi fare un ammazzo tanto, hai capito? E siccome, ammesso che uno ci arrivi lo stesso, ce ne arriva i famosi uno su mille ce la fa della canzone, no? Sì, certo. Per cui già è uno su mille se ti fai il culo, ma in quella maniera lì mi sembra appunto, lo so, è come se per darti dei valori da genitore a figlio dici compri i biglietti della lotteria. Se hai culo, Esatto. prima o poi vinci. Ecco, mi sembra una roba proprio scadente ed è tutto un principio che, ti ripeto, a parte che da autore televisivo farei altre cose, ma infatti non faccio l'autore televisivo, lo faccio solo dei miei, perché è una cosa che non farei mai, no? Però come programma, come appunto dal punto di vista tecnico, no? Sono anche fatti bene, cioè sono tecnicamente fatti apposta anche per illudere, cioè ti fanno vedere una realtà straordinaria che poi non esiste, no? Quindi questo a me irrita molto per quel motivo lì, per quello che ti dico ne penso male o peggio ancora non ne penso, ne voglio pensare. Poi ti dirò la verità, guarda, con l'avanzare dell'età subentra anche una sorta di vigliaccheria, cioè io, sì, io sono ormai. Cioè mi dà così fastidio, a volte mi fa star male l'idea di aprire la televisione e vedere, non so, le immagini della guerra, la gente che soffre, le crudeltà o le prese per il culo. Ecco, sono tutte cose che io purtroppo non tollero più. Una volta mi incazzavo, adesso proprio ho detto chi se ne frega. Io ho avuto anche la fortuna di fare nella vita quello che volevo, sono stato fortunato, ma anche bravo nel farlo, e mi godo Chiaro. quello che ho fatto, mi continuo a godere la possibilità di continuarla a fare, ecco. Chiaro.
Chiaro, chiaro. Due legamenti crociati nel tennis. Mi accontento comunque di andare in campo e di divertirmi per un'ora. Tanto nella prossima vita, caro Paolo, io sarò nei primi 100. Fantastico, fantastico Ezio. Mi è piaciuto tantissimo passare questa oretta con te. È stato magnifico. E insomma, grazie per essere venuto al salottino. E ci vediamo in person a una delle prossime presentazioni di Nice to Rock You, perché it's been nice to meet you questa sera, ok? Benissimo, ci tengo, benissimo. Grazie, okay. Amici, buona serata e buona continuazione. Grazie Ezio. Ciao.